Maltempo sferzante in campagna tra forti venti, pioggia e mare agitato. Dopo l'entrata in vigore dell'allerta meteo di colore arancione indetta dalla Protezione Civile, in ben tre capoluoghi di provincia i plessi scolastici di ogni ordine e grado sono rimasti chiusi per motivi di prevenzione. Scuole chiuse a Napoli e in popolosi comuni della provincia come Portici, Pozzuoli, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei, poi Benevento, Caserta e in alcuni comuni della provincia di Salerno. Il mare particolarmente agitato e il forte vento di ponente hanno inoltre provocato la sospensione di molti collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida. Le condizioni meteo marine avverse hanno causato sin da stanotte la cancellazione di corse per le due isole del Golfo di Napoli, sia dei traghetti che degli aliscafi. È arrivato anche lo stop totale ai collegamenti veloci dai porti di Forio, Casamicciola e Marina Grande di Procida, e sospesi inoltre anche diversi collegamenti effettuati dalle navi dalle due isole per Porta di Massa e Pozzuoli. Secondo le indicazioni dell'autorità portuale delle stesse compagnie marittime, i passeggeri possono consultare siti e call center degli enti preposti per valutare la situazione prima di mettersi in viaggio. Il giorno dopo il ricordo dei defunti anche i cimiteri di Napoli sono rimasti chiusi. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza. Nei cimiteri resta alta l'attenzione per il possibile distacco di calcinacci e soprattutto per gli alberi pericolanti.